Ciao a tutti da extremehardware.com, quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing della nuova Asus RX470 Strix Edition. Partiamo dall'analisi della confezione, come possiamo vedere nella parte frontale abbiamo una grande immagine del prodotto accompagnata dal nome del prodotto stesso, dove troviamo anche altre indicazioni molto importanti come i 4 GB di RAM che equipaggiano questa scheda video, GDDR5 e la tecnologia Aura per cambiare la colorazione dei LED presenti sulla scheda video. Nella parte posteriore invece troviamo semplicemente alcune didascalie sulle caratteristiche del prodotto stesso, i 3 anni di garanzia tipici di Asus per le sue schede video e le specifiche tecniche del prodotto. Aprendo la confezione troviamo il bundle, che è composto da CD driver, un coupon per un gioco online e il manuale di installazione rapida. Inoltre troviamo due fascette in velcro e due sticker in plastica con adesivo 3M da attaccare sul case del nostro PC. Poi troviamo la scheda video. Come possiamo vedere, il design è quello tipico della serie Strix di Asus, quindi all black. Troviamo due ventole di generose dimensioni in rapporto alla fascia di prezzo del prodotto, infatti sono da 100 mm e vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, che è equipaggiato anche da due heat pipes in rame nichelate. Nella parte superiore invece troviamo il logo Strix, il logo ROG che si illuminerà quando la scheda sarà in funzione. Abbiamo inoltre questa piccola placca in metallo che conferisce maggiore rigidità al PCB nella parte posteriore. Qui troviamo le due heat pipes in rame nichelato con annesso radiatore in alluminio. Abbiamo un unico connettore di alimentazione 6 pin con LED di stato. Nella parte posteriore troviamo il PCB, dove non è presente un backplate in alluminio. Troviamo il bollino di garanzia su una delle viti posteriori, quindi non possiamo cambiare pasta termica, dissipatore o montare un waterblock per il nostro impianto a liquido senza perdere la garanzia. Inoltre, come possiamo vedere, manca il ormai vecchio connettore per il crossfire. Abbiamo il connettore PCI Express 3.0, mentre nella parte inferiore notiamo il prolungamento delle due heat pipes in rame da 8 mm e il prolungamento della scocca in plastica nera. Nella parte posteriore, molto interessante, è il connettore PWM per connettere le ventole di questa scheda video al nostro controller delle ventole, se ovviamente lo abbiamo, quindi potremo controllare la velocità di rotazione di queste due ventole tramite il nostro controller senza fare affidamento al software Asus proprietario. Per quanto riguarda invece le connessioni, troviamo due DVI, un HDMI e una DisplayPort. Questa scheda video è equipaggiata con 2048 stream processor, che la posizionano nella fascia media del mercato, e nella versione Strix di Asus questi stream processor sono cloccati a 1270 MHz in modalità OC, 1250 MHz invece nella funzione standard. Inoltre 4 GB di RAM GDDR5 assicurano comunque delle ottime prestazioni in game, quindi prestazioni davvero ottime per una fascia media. Per questo video unboxing è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta che troverete sul nostro sito web extremehardware.com. Dallo staff di Extreme Hardware è davvero tutto, un saluto e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!